Perché domenica è più importante, diciamo, che non quella del derby, però è molto importante per non perdere il passo con quelle che ci stanno avanti, visto che domenica siamo riusciti a fare il salto di qualità perché noi giochiamo fuori casa. E risulterà una partita più difficile che quella del derby, penso, perché loro non faranno come la Juve, che vorranno giocarsela, ma cercheranno di portare via un punto di costi, perciò si metteranno tutti e 11 e partiranno in contropiede. E noi dobbiamo riuscire a tirarli fuori per ripartire noi in contropiede, per riuscire a fare il nostro risultato. Senti, c'è ancora nell'area record dell'andata? Ma sicuramente, anche perché abbiamo fatto una brutta figura, perciò sicuramente ci sarà voglia di riscatto, voglia di dimenticare quella partita andata, riuscendo a portare a casa il risultato pieno, ecco. Solo il Torino non può più commettere passi falsi, perché ormai la Coppa UEFA è a portata di mano, il Pisa è un pieno in Serie B, che partita viene fuori secondo te? Ma penso che venga fuori, non so come venga fuori, comunque il Toro deve vincere a tutti i costi, no? La partita, la prima fine campionato mi sembra una partita più facile, secondo me, una squadra che possiamo affrontarla benissimo e prendere due punti. Senti, tu pensi che il Torino, rispetto ad altre formazioni che sono lì a giocarsi questa missione in Coppa UEFA, abbia il calendario più facile a quella fine o no? Ma guardando gli altri penso di sì, che il Toro abbia il calendario più facile, però ogni partita così ha la sua storia, quindi non è che dobbiamo guardare i calendari, dobbiamo... Stessi discorsi, ma questo gol quando è che ritorna? Ma io spero prima possibile, in fin dei conti hanno fatto gol per tre partite, i risultati comunque sono arrivati ugualmente, quindi da parte mia, sai, sono a 12 reti, sono già contento, però non sono sicuramente appagato. Senti, forse avevi abituato un po' tutti troppo bene prima. Ma sai, perché ho fatto tanti gol in poco tempo, allora tutti si credono che, mentre le cose chiaramente sono sempre domenica per domenica, sono sempre più difficili, però ti ripeto, non mi ossessiona il fatto di non aver fatto gol in queste partite. Sì, tra l'altro le tue condizioni fisiche come sono? I problemi alla spalla ti creano ancora qualche difficoltà? Ma è chiaro che fisicamente non sto bene, ho avuto dei problemi, ce l'ho tuttora, però non mi voglio nascondere a scusanti se poi la domenica non gioco bene. Sì, qualcuno dei tuoi compagni ha detto 5 punti nelle prossime 3 partite, in casa naturalmente. Guarda, io non le voglio più fare perché avevo detto anche queste cose, e ogni qualvolta ho detto questo non si verificava, quindi dico 3 partite e 6 punti. Gigi, sei stato il giocatore del Torino più chiacchierato in questa settimana. Sì, ma le chiacchiere contano poco e niente, adesso cosa è importante è far bene questo scorcio di fine campionato e cercare di centrare l'obiettivo UEFA, quello che conta di più. Per quanto ti riguarda tu sei tranquillo? Ma sì, sono tranquillo, tra l'altro il presidente mi sembra che è stato molto chiaro, poi io ci tengo a rimanere qua, quindi non ho nessuna intenzione di andare via. Senti, allora preoccupiamoci del calcio giocato, questo Pisa l'andata vi ha dato un bel dispiacere. Sì, il Pisa l'andata ci ha dato una bella batosta, abbiamo perso 2-0 e forse secondo me è stata la partita più brutta dell'anno, quindi ci teniamo a riscattare quella prestazione e poi è importantissimo vincere per arrivare in UEFA. Sei di Torino che non può più sbagliare naturalmente per quello che tu dicevi poco fa e Pisa che forse ha l'ultima chance, una delle ultimissime chance. Questa situazione che partita determinerà? Appunto, loro... Sia loro che noi abbiamo degli ottimi motivi per cercare di fare una buonissima partita e soprattutto di vincere. Loro, nel caso dovessero perdere, le speranze di rimanere in Serie A si riducono al minimo. Però d'altra parte noi dobbiamo vincere, poi penso che a livello tecnico siamo superiori, per di più giochiamo in casa, quindi dovremmo spuntarla noi.